La mossa della Banca Centrale statunitense di aumentare dello 0,25% il costo del denaro per ora convince i mercati. Questa mattina all'apertura avvio in forte rialzo per Piazza Affari e le borse europee, bene anche i listini asiatici. A convincere gli investitori è stata soprattutto la rassicurazione del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, di procedere a ulteriori aumenti in modo graduale, portando così alla fine del prossimo anno i tassi all'1,5%. Finisce così l'era del denaro a costo zero, cominciata il 16 dicembre 2008, 7 anni fa, quando a capo della Banca Centrale a stelle e strisce c'era Bernanke. La decisione della Fed è stata possibile perché negli Stati Uniti l'economia è in crescita da anni e la disoccupazione è scesa dal 10 al 5%, un dato che gli economisti interpretano come vicino alla piena occupazione. In Europa le cose non vanno così bene, le borse festeggiano come abbiamo visto, ma i critici temono che l'aumento del costo del denaro possa strozzare la ripresa che stenta a decollare. Ma quali saranno le conseguenze reali per noi? Il parere di Leonardo Becchetti, economista dell'Università Romana di Tor Vergata. Per noi solamente una conseguenza sul cambio, quindi probabilmente l'euro continua ad essere basso rispetto al dollaro e svalutato, questo potrà favorire le nostre esportazioni e quindi dare un piccolo effetto positivo, ma non ci saranno conseguenze sui nostri tassi di interesse in quanto essi sono regolati fondamentalmente dal tasso definito dalla BCE, non da quello definito dalla Fed.